Ui. Dai, dite come si fa. Guardatevi il video su castrum.it.
vabbè, sono io che poi ho. 3 a 1 vinciamo, 3 a 1. Sta per finire il primo due. E che cazzo non c'è da bocca, raga! Va, attaccalo! Dai, Giorno! Pronto? Massimo! Ma per chi? Non l'hai fatta, già, potessi fare pure un po' perché non si è morto. La miglior formazione possibile. Chi la miglior? Vicky, scusa. Vicky! Ma scusa, c'è qua! C'è qua! Allora, siamo qui a fine primo tempo, Castrum Bianelli 3, SD Sport 1, partita molto tutto sommato tranquilla, non ci si gioca niente. Presidente, è la seconda volta che faccio questo errore, mi sa che l'anno prossimo un mister va via. Allora, Presidente, le volevo solo chiedere una cosa. Parliamo tanto di ragazzi, di crescita dei ragazzi, però chi ha fatto la doppietta finora è stato il capitano, uno dei grandi senatori della squadra. Beh, il capitano, cioè, è indiscutibile, ma più che altro, più che commentare il suo apporto tecnico alla partita, io vorrei sottolineare la sua passione, la sua dedizione. Sembra un ragazzino di 15 anni ogni volta che entra in un campo da calcio, ogni volta che vede un pallone gli si sorridono gli occhi, per cui il capitano è il simbolo del Castrum. Io penso che non ci sarà Castrum senza capitano, anche se io mi auguro il più lontano possibile, ma se un giorno lui dovesse decidere di abbandonare l'attività agonistica, comunque lui farà sempre parte del Castrum a livello societario, già lo fa parte, però continuerà comunque a dare il suo contributo, perché appunto, ripeto, il Castrum non esiste senza il capitano e senza anche Caputo Luca, che è un altro tengo a sottolinearlo, altrimenti non vorrei creare un caso. Sì, perché qua se no è un casino. Infatti. E poi un'ultima parola, vorrei ringraziare personalmente Francesco Gioia, la nostra new entry di quest'anno nella squadra, ma ha dimostrato, sembra che faccia parte di questo gruppo da un'eternità. Vorrei ringraziarlo per la donazione a tutta la squadra di una maglietta celebrativa del campionato e della squadra Castrum Bianelli, quindi vorrei ringraziarlo. Grazie Francesco. Allora, Presidente, naturalmente sappiamo che c'è un piccolo slogan che ci dice sempre. Certo, uno slogan che ci accompagna ad inizio campionato è quello che in casa comandiamo noi. Quindi, bene, sempre forza Castrum. E sempre forza Castrum. A dopo. Non c'è quell'agonismo delle altre volte. Buona, io!
Sai, per un gol io darei la mia vita, in fondo lo so, sarà una partita. Allora, siamo qui a fine partita, anche l'ultima partita, il Castrum l'ha vinta, una partita che non aveva niente da dire, si chiude al quinto posto. Oggi chiudiamo in modo diverso, però abbiamo sempre chiuso con l'intervista al mister o al presidente. Oggi chiudiamo noi della redazione di castrumbianelli.it. Vi faccio vedere le persone che non sono mai apparse in video. Quindi abbiamo Serena Rizzo, che si è occupata della foto, abbiamo Gianluca Conte, che ha scritto tutti gli articoli, e abbiamo anche Antonio Rizzo, che fra poco arriverà qui con noi, che ha scritto altri articoli. Ragazzi, io vi voglio ringraziare per l'aiuto che avete portato a me, al castrumbianelli.it, e il supporto, ecco, è arrivato anche Antonio Rizzo, e il supporto che abbiamo dato alla squadra. Grazie veramente di cuore, e spero che il prossimo anno ci siamo ancora e che facciamo sempre meglio. Pagelle, Antonio Bonelli, eccellente, voto 9,5. No, le pagelle le ha fatte lui, quindi ve la dovete prendere con lui. Gianluca, hai qualcosa da dirci? Sì, vabbè, al di là del fatto che noi abbiamo fatto questa cosa più per divertirci tutti insieme intorno alla nostra squadra del cuore, diciamo, del nostro paese, però un grande merito va sicuramente a te, perché noi siamo stati i nanetti, diciamo, e tu sei stata Biancaneve. No, no, non esistono nanetti, non esiste Biancaneve, insomma, dai, avrà da dire qualcosa a mia moglie. Castro! Sempre, ecco, è arrivato anche il capitano. Capitano, vieni! Allora, abbiamo qua il capitano. Capitano, parlano dei giovani, dobbiamo inserire i giovani, e i giovani devono far parte della squadra. Ma a chi segna poi alla fine? Sono sempre i senatori.
Ma quello è il capitano, è un giovane. Ecco. Ho un giovane dentro. Ragazzi, sempre forza Castro Italia. Ciao.